Col direttore sportivo Salvatore De Simone, nella vigilia di Santa Maria Capua Vetere, variabile per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Campania. Direttore, buonasera. Buonasera, Edoardo. Direttore, partiamo dalla partita di sabato. Vede il Santa Maria Capua Vetere dopo 6 vittorie, impattare contro il Santa Anastasia. Qual è l'analisi della partita di sabato? Partita è stata una partita dura, complicata. Sapevamo della forza della squadra avversaria, una squadra esperta, una squadra che tatticamente è ben messa in campo, quindi sapevamo delle difficoltà. Primo tempo sottotono dalla nostra squadra, un po' sulle gambe, però poi diciamo il secondo tempo siamo riusciti a raddrizzare una partita complicata. Per la terza volta in questo campionato siamo andati sotto. È successo a San Vito Positano, a Positano, è successo ad Ottaviano e doppio svantaggio pure qua. Siamo stati costretti a rincorrere per 2 volte. Nonostante il secondo gol loro, secondo me, visto anche le immagini, nettamente in fuorigioco. Sono molto contento di quest'ultimo pareggio perché non era facile. Raddrizzare una partita del genere, a pochi minuti dalla fine, in vantaggio per 2-1, quindi poi sul 2-2, una volta conquistato il 2-2, grazie al gol di Camilo Russo, che ringrazio perché è un ragazzo che effettivamente è molto serio, si fa trovare sempre pronto, quindi. E questa è l'idea di calcio nostra, tutti per un unico obiettivo. Questa è la nostra idea. Mi voglio complimentare con lui perché è un ragazzo veramente eccezionale. Per quanto riguarda invece la partita, alla fine la si poteva anche vincere perché grazie al portiere avversario molto bravo, nel 2005 è riuscito a fare degli interventi importanti. Però, sinceramente il pareggio è giusto perché abbiamo avuto le occasioni noi, ma anche loro poi potevano alla fine trovare il gol finale, quindi sono soddisfatto. Non possiamo vincere tutte le partite, questo è chiaro. Quindi un pareggio va bene perché poi se non si può vincere, un pareggio va bene perché poi alla fine anche un punto potrà essere determinante per l'obiettivo nostro di quest'anno. Direttore, punto che muove la classifica, sono quelle classiche partite che se non puoi vincere non devi perdere. Santa Maria Capua Vetere si è fatto trovare pronto appunto e con le unghie e con i denti ha strappato questo pareggio importante. Forse cosa non ha funzionato e se sono pesate le assenze a centrocampo di Marasco e l'assenza di Formisano che fortunatamente ha scontato la seconda giornata di squalifica e sarà pronto da domani per la squadra. Sinceramente a me non piace dire mancava Marasco, mancava Formisano. Io dico che se la squadra non era molto reattiva, questo può anche essere perché praticamente i ragazzi da agosto che si stanno allenando, stanno correndo, stanno giocando, quindi ci sta questa piccola flessione, questo poco reattivo. Non eravamo proprio brillanti come le altre volte, però mi fa piacere perché mi rende ancora più consapevole della squadra, è un gruppo importante, non solo dal punto di vista tecnico, tattico, anche a livello, diciamo, di reazione, di gruppo unito. Questo gruppo unito sono convinto che ci porterà lontano, grossi risultati. Direttore, siamo nella vigilia della partita di domani, la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione contro il Varano. Che partita si aspetta in virtù del risultato dell'andata che ci vede partire con un risultato in favore degli isolani per 3-1? Sì, la partita di andata è stata una partita un po' strana perché i ragazzi hanno giocato una buona partita. Abbiamo perso 3-1, ma a pochi minuti dalla fine perché eravamo sull'1-1, potevamo andare in vantaggio. Poi alla fine, diciamo, abbiamo preso 2 gol, ma ci sta, questo non c'è dubbio. Per la partita di domani puntiamo al passaggio del turno, indipendentemente di chi gioca, perché a me non piace dire sempre. Come se io sento alcune interviste di allenatori che al primo impatto dicono abbiamo giocato con gente per fare il minutaggio, a me questo non piace. Se la squadra vince, vince il Santa Maria della Carità, indipendentemente da chi gioca, chi perde, perdiamo tutti quanti assieme. Quindi noi giocheremo con i soliti, per cercare di superare il turno. È alla nostra portata, ci credo molto, quindi giochiamo sempre ogni partita.
per vincere, quindi non facciamo calcoli. Direttore, dopo 7 giornate in campionato, il primo turno passato in Coppa Campania, domani si sputerà appunto la gara di ritorno della Coppa Italia Promozione, e guardando con un occhio un pochino più lontano alla prossima sessione di mercato che si aprirà appunto a dicembre, se hai in mente già qualche correzione da fare su questo gruppo, che comunque è un gruppo importante e che lo sta dimostrando. È un po' prematuro, manca ancora qualche mese, però un mese abbondante, però questo posso tranquillamente dichiarare che non ci faremo trovare impreparati, perché è un campionato difficile, lungo. Questa rosa sarà ampliata in ogni reparto, quindi noi, parlando già col presidente, sicuramente interverremo sul mercato con ragazzi calciatori di spessore che andranno a rinforzare questo gruppo già forte, quindi noi non lasceremo nulla a caso, metteremo a disposizione al mister altri elementi importanti per cercare di centrare l'obiettivo prefissato. Quindi alla riapertura del mercato ci terremo da fare. Grazie mille direttore, buonasera. Buonasera Fabio.